Vicino a due uomini grossi e importanti come Giorgio Sler e Paolo Grassi, due grandi uomini, due statisti di teatro, un giorno hanno avuto la fortuna di incontrare questa donna che è diventata la mamma di loro due, e a poco diventò la mamma di tutto il piccolo teatro, che andò in tutto il mondo facendo successi in tutto il mondo, e ancora oggi, a distanza di tanti anni, con l'allievo che ci ha lasciato prima, l'allievo ha superato il maestro, e noi abbiamo un Arlecchino che va in tutto il mondo, e questo è merito però del piccolo teatro. Quindi una grossa parte di merito va a quella donna che non c'è più, ma che noi porteremo sempre nel nostro cuore, perché è la parte più importante del piccolo teatro che se n'è andata. Io volevo molto bene la Vinchi, perché la Vinchi mi diceva: sei talmente intelligente che fra il pensiero e la parola non metti mai la dogana del buon senso. Beh, Nina Vinchi è stata una persona straordinaria, meravigliosa, era una sorella, un'amica, una madre, un po' di tutto, ed era sempre a risolvere problemi sia interni che qualche volta anche esterni. Io mi ricordo di un giorno che, quando morì mia madre, e io andai, era il giorno di riposo, andai a Firenze per il funerale, e quando tornai venne lei nell'intervallo e mi disse: Ferruccio, ma come mai non ci ha detto che era morta la mamma? Avremmo sospeso lo spettacolo. Io ho detto: non ci ho pensato. Quindi pensate che donna meravigliosa era, oltretutto. E poi teneva tutti uniti noi del piccolo, è stata veramente molto importante. Sì, certo, è una grande perdita, perché sono le persone che fanno le cose, che fanno i teatri. Quindi Nina Vinchi, insieme a Grassi e Strehler, ha fatto, non ha solo rappresentato un ideale, ha fatto nel lavoro quotidiano, ha fatto nel convincimento di aprire, che l'apertura internazionale per un teatro non è, come dire, una variante possibile, è l'essenza stessa della circolazione delle idee, del confronto di lingue, linguaggi. Quindi da questo punto di vista è sicuramente una grandissima perdita. Non lo è nel senso che le idee che hanno mosso i tre fondatori del piccolo, perché possiamo senz'altro dire che Nina Vinchi appartiene ai fondatori del piccolo, vivono in un contesto diverso, ma con la stessa energia e con lo stesso sforzo.